Oggi un grande classico, veloce e gustoso, vi preparo dei salti in bocca alla romana con due grandi eccellenze, carne di vitello e prosciutto di Parma. Semplici da fare, veloci e adatti anche un po' a tutti, da grandi a piccini. La prima cosa da fare è preparare la carne, quindi andiamo a batterla leggermente, incidiamo la parte esterna, carta forno, ok. Ora semplicemente prosciutto di Parma, mettiamo un paio di fettine ciascuno, poi della salvia già lavata, le andiamo a bloccare con una stuzzicadenti. Ora una padella, aggiungo burro, un filo d'olio, nel frattempo che si scioglie, placchetta, aggiungo un po' di farina e passo le fettine di vitello soltanto dal lato inferiore. Ok, il burro si è sciolto, andiamo in cottura da subito con una fiamma bella vivace. Le cuociamo soltanto dal lato inferiore. Evitiamo di girarle in modo da lasciare comunque il prosciutto di Parma il più naturale possibile e che non prenda troppo calore. Vado a salare leggermente. Quando la temperatura è bella alta, vino bianco e sfumiamo non troppo. Attendiamo che la parte alcolica evapori. Io la parte superiore la cuocio anziché girandola, andando a nappare con il burro e con l'olio sulla superficie. Anche perché in questo caso parliamo di fettine di vitello, quindi molto basse, non dobbiamo avere una cottura troppo lunga, in modo da gustare la carne al meglio. Vedete, in questo modo il prosciutto rimane bello rosa. Ok, salti in bocca sono pronti, non ci rimane che impiattare. Prendiamo salti in bocca, bel piatto. Ecco qui, salto in bocca alla romana con fettine di vitello e prosciutto di Parma. Accoppiate vincente, non vi resta che farne tanti perché sono gustosi e saporiti. Alla prossima, buon appetito!